Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Equesio. Carlo Catanossi, vicepresidente del Consorzio Agrario dell'Umbria, per il terzo anno al Consorzio Agrario Open Day, un momento importante di incontro con le realtà imprenditoriali del territorio, con le istituzioni, un momento per presentare le novità e per fare il punto. Sì, effettivamente è così, grande momento di festa, grande momento con le imprese, e questa indubbiamente è la parte più importante, grande momento di incontro con le istituzioni, saranno presenti, sono già presenti, arriveranno le massime istituzioni della regione, perché vogliamo far incontrare la realtà viva dell'agricoltura con chi poi governa anche l'agricoltura stessa a livello di territorio. Questo è il nostro obiettivo, un'azienda che sta riscoprendo una dinamicità e un interesse straordinario, basta girarsi intorno, guardarsi intorno e trovare le attese ma anche la partecipazione, e credo che sia un segnale altamente positivo non solo sull'attività del consorzio ma mi dovrete permettere anche sull'andamento dell'agricoltura in questa nostra regione. Qual è l'andamento dell'agricoltura nella regione? Ma è un andamento come in tutte le regioni d'Italia che risente della difficoltà che l'agricoltura vive, ma risente anche della grande voglia e, se mi permettete, anche della grande capacità degli imprenditori agricoli di investire, di metterci attenzione, di giocare se stessi sulla realtà che hanno, su quella che immaginano e su quella che si impegnano per ottenere, quindi sull'investimento su se stessi e sull'impresa. Per raggiungere l'obiettivo che si danno. Albano Gabiti, presidente del Consorzio Agrario dell'Umbria, Open Day per il terzo anno al Consorzio Agrario dell'Umbria, un'occasione importante per gli imprenditori agricoli che hanno modo di ammirare tante macchine e tante novità nel settore, ma è anche un momento di confronto per la categoria. Sì, assolutamente è un momento di confronto e di approfondimento dove ovviamente presentiamo tutte le novità dell'anno, a partire ovviamente da quello che attrae di più in qualche maniera e che affascina di più, che è la meccanizzazione, quindi tutte le innovazioni in termini di trattori, attrezzature, e in particolare quest'anno abbiamo puntato molto sull'agricoltura di precisione, che rappresenta un po', dopo la rivoluzione che è avvenuta prima con la meccanizzazione e poi con la chimica, la terza rivoluzione sostanzialmente in agricoltura, che ci consentirà di produrre cibi sempre più sani, sempre con minore impatto ambientale e sempre più in qualche maniera garantiti per i consumatori, perché non solo permette di produrre bene ma anche di tracciare tutte le fasi della produzione. Inoltre quest'anno approfittiamo per presentare tutta una serie di contratti di filiera in un momento di grandi cambiamenti negli scenari mondiali della commodities, penso al mercato dei cereali, stiamo portando in essere una serie di contratti di filiera nella nostra Umbria molto importanti, sul grano nero, sul grano duro, sull'orzo diciamo da utilizzare per produrre malto da birra e poi sulle culture del fresco, ad esempio sulla produzione di piselli, di fagiolini e quant'altro, quindi un sacco di novità, un confronto ma anche un momento conviviale per stare insieme diciamo e per avviarsi a una nuova campagna che speriamo sempre sia più proficua di quella degli anni precedenti. Fernanda Cecchini, assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Open Day porte aperte al Consorzio Agrario, una realtà importante del territorio, un momento importante di confronto con le istituzioni, in particolare con la Regione, con l'assessorato alle politiche agricole che con il PSR dà un grande sostegno a tutto il settore dell'agricoltura. Ma è un appuntamento annuale al quale non sono mai mancata, e anche l'occasione più o meno a fine stagione, c'è ancora in corso la raccolta delle olive, però la gran parte delle produzioni ormai sono state raccolte, è anche un'occasione per fare un po' il punto di come è andata l'annata e delineare gli scenari per il futuro. In una fase in cui tra luce e ombre comunque l'agricoltura si sta mantenendo all'interno di dinamiche comunque positive. Ecco, in esposizione anche tanti mezzi, quindi una delle tematiche di questo momento l'innovazione in agricoltura. Ma l'innovazione è uno degli elementi
credo importanti, l'innovazione, la ricerca. Senza la ricerca il mondo muore, e anche senza innovazione l'agricoltura soccombe, perché oggi l'agricoltura deve competere con i prezzi, con i mercati, con la qualità, e quindi ha bisogno anche delle migliori tecniche a disposizione per poter essere competitiva, e allo stesso tempo ha bisogno anche di tutte quelle strumentazioni, quei macchinari che fanno comunque la differenza sulla qualità della vita, la qualità del lavoro, anche sulla sicurezza nel luogo di lavoro. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio torna puntuale tra un'ora.